parlo questa sera, quella che abbiamo vissuto un po' negli ultimi 6 mesi, abbiamo calcato un po' per conoscendoci dei posti più assurdi, quelli più interessanti, quelli più bizzarri. Si è conclusa sabato sera al Teatro Traetta di Bitonto Storie in Acustico Tour, la tournée teatrale di Emilio Garofalo e Samo Mercurio, che hanno portato in giro le poesie in musica del cantautore bitontino. Accompagnati da Paghi Cassano alle chitarre e da Anna Stellaccia alla voce, hanno saputo regalare alle centinaia di spettatori che li hanno seguiti in ogni esibizione emozioni, sogni e musica intensa. La tournée ha toccato molte città della Puglia fino a spingersi in provincia di Venezia per un evento trasmesso in diretta anche da Bitonto TV. Le location hanno di volta in volta saputo esaltare l'ensemble che si è adattata alle acustiche dei teatri di tradizione così come agli auditorium e alle piccole chiese trasformate in sale musicali, ma sempre l'effetto è stato esaltante. Emilio e Samo hanno raggiunto ormai un livello di affiatamento tale che sul palco si inseguono e si sostengono continuamente in un crescendo che rende lo spettacolo una lunga storia divisa in tanti capitoli rappresentati dalle canzoni. Il grande risultato della esibizione del Traetta, salutata da un lunghissimo applauso finale e dalla visibile emozione degli artisti sul palco, è stato il coronamento di un'esperienza che sicuramente lascerà un segno profondo nella carriera dei protagonisti.